Praticamente Adidas ha organizzato questo weekend un wellness retreat qui a Austin, in Texas. Oh my God, what is this amazing thing? Questo è il mio letto in questo momento. Camperos, anyone? Siamo a Londra e questo è il mio primo scalo. Tra un'oretta ho il prossimo volo di 10 ore e 45. Il fatto è che questo viaggio è arrivato così in fretta che non ho neanche avuto modo di pensare a quello che mi aspetta, che non lo so, io un volo così lungo non l'ho mai fatto, soprattutto da sola, perché solitamente quando andavamo in Thailandia facevamo tipo 6 ore più 6 ore, perfetto. Invece ora 10 ore da sola, non lo so. Mi sono armata di libri, ne ho ben due, tablet per, non so, buttare giù qualche idea, tante cose da fare skincare, ho maschere, ho creme, ho di tutto e devo dire che ho comunque tanto sonno arretrato. Infatti questa mattina sul volo da Milano a Londra ho dormito tutto il tempo, mi sono armata di mascherina, di seta, cappello, cuscino tetta, cuscio tetta, che è il collarino per dormire, e raga, non lo so come l'affronteremo, ma sono super esaltata, super eccitata. Sarò sincera, una delle mie più grandi preoccupazioni è mi daranno da mangiare, perché nel biglietto, nel check-in, non era specificato. Arrivate in hotel, questa è la stanza, ragazzi. Qui è tutto grande. Cioè, ho due letti, posso scegliere così. Ma fantastico. Sono abbastanza. Ma in realtà, ragazzi, pensavo peggio, posso dire, pensavo di soffrire molto di più. In realtà queste 10-11 ore sono volate. Ora non voglio vedere la situazione delle mie gambe, ho provato a fare qualche esercizietto così, ma devo assolutamente prendermi le calze graduate, quelle con pressione graduata, ma andiamo a vedere fuori. Andiamo a vedere fuori. Vista. Oh. Qui a Austin sono le 5 di pomeriggio e quindi io penso che adesso andrò a farmi un giretto fuori perché devo assolutamente vederla e poi ordinerò la cena in camera e andrò a letto presto perché domani ci aspetta una giornata di attività piena piena piena, quindi voglio essere al pieno delle mie energie. Quindi ora andiamo ad esplorare Austin. Come stare in un outlet. Oddio. No, vai. Wow, bello. Alla fine sono scesa nel ristorante sotto. Ma che brutto mangiare in camera. Posso ritenermi impressed con le porzioni? Sì, ci piace tantissimo. Meraviglioso. Buongiorno, ma soprattutto buongiorno da una me che ha dormito quasi 12 ore. Quasi, dai. Ieri sera sono andata a cena, erano le 7, tra le 6 e mezza, fra una cosa e l'altra. E devo dire una cosa che amo di questi viaggi così lunghi è
è che perdi totalmente la cognizione del tempo, delle ore, eccetera, e quindi quella cosa del devo mangiare perché è l'ora di pranzo, mangio perché è l'ora di cena, eccetera, salta. E lì è bellissimo perché ti devi connettere con il tuo senso della fame e mangiare quando senti il bisogno. Io ieri sera, anche se qui erano le 6:30, e in Italia manco lo so, forse erano tipo mezzanotte l'una, ho sentito il bisogno di mangiare un pochino e andarmene a letto alle 8. È stato bellissimo. Posso dire il mio outfit per andare a colazione? Bello. Questi sono pantaloni che ho sempre usato per pigiama, ma oggi fa un po' caldo qua, quindi me li tengo così. Queste sono le scarpe con cui ho viaggiato. Ho messo il calzettone alto proprio da Gen Z. Sì, lo so. Beh, però ci sta bene, cioè ha senso. Col pantalone così corto metto un calzino così alto e maglia lunga, un po' morbida, che si fa un po' sta su. Mi piace molto. Posso dire colazione dei sogni? Sì, sourdough bread con avocado ovviamente e due uova che devono essere un po' scivolate, ma eccole qua, meraviglioso, che bello! Un bello tostatino sto pane. Ci siamo, cioè ho incontrato tutte le ragazze del team. Ma siamo tantissime, ma soprattutto. Hello! Ma soprattutto siamo qua da tutto il mondo. Io sono l'unica italiana. E ora partiamo perché ci portano in un resort per un wellness retreat. Wow, stiamo facendo il check-in e questa è la reception. Un posto pazzesco. There are 4 miles of hiking trails on the perimeter of the property. Oh, wow. E allora fatemi fare un recapino perché vi devo spiegare cosa sono qui a fare con chi, what's going on. Praticamente Adidas ha organizzato questo weekend un wellness retreat qui a Austin, in Texas. Io sono arrivata ieri e ci hanno fatto alloggiare in un hotel in centro, ma oggi ci hanno portate tutte insieme, quindi ho incontrato tutte le ragazze che partecipano a questo wellness retreat e sono principalmente tutte americane. C'è qualcuno dall'Europa, io sono l'unica dall'Italia, quindi sono super happy perché posso parlare inglese e sapete che a me piace da morire. E quindi ci hanno portato qua per farci vivere 2 giorni questo meraviglioso posto. Siamo al Miraval qui a Austin, che è proprio un luogo dove fanno wellness retreat, quindi dove le persone possono venire, alloggiare e fare yoga, fare cose spirituali, passare un pomeriggio con le amiche, una giornata con le amiche, c'è la piscina, hanno anche tutto il mondo food, wellness, wine, quindi è proprio, puoi passare un girls weekend qui, ma anche ritrovare te stesso. Quelle cose tipiche americane, no? Bellissimo. E quindi oggi stiamo facendo qua il check-in, sono in camera, adesso ve la faccio vedere perché è meravigliosa. E passeremo qua tutta la giornata di oggi, dormiremo qui e poi metà della giornata di domani. Poi per tutte le altre il weekend termina qui, mentre io poi continuerò e starò qui un altro giorno e mezzo perché il mio volo è il lunedì, oggi è sabato, quindi fra 2 giorni la sera. Perché siamo qui, a parte questo bellissimo wellness retreat? Perché oggi ci mostreranno e ci sveleranno un nuovissimo prodotto di Adidas che uscirà sul mercato martedì 19. Quindi ce lo fanno vedere in anteprima e noi, fra tutto il mondo, in tutto il mondo, siamo le primissime persone a vederlo, scoprirlo, testarlo e soprattutto che ne possiamo parlare. Quindi questa è la stanza bellissima con una vista su questa vallata. Ho paura di uscire, non vorrei rimanere chiusa fuori. Ok, è caldissima, ragazzi. Ci saranno, non lo so,
25 gradi, si sta una meraviglia. Guardate che bello, cioè, immaginate venire qua. Ok. E sì, lo so che l'avete visto. Questo è il mio letto in questo momento. Ce l'avevano detto, quindi sono anche partita con mezza valigia vuota. Che figata! Abbiamo leggings, shorts da running e shorts, anche questi qua. Training, top, stupendo questo. Calzini, maglie, giacchine. Ok, potevo veramente non portare nulla. E un po' di snacks. E figata anche quasi beauty, adoro la pinza. Vabbè. Bellissimo e anche le ciabatte che ovviamente io mi ero dimenticata. E qui abbiamo anche degli occhiali. Hello, Hello. oh, thank you. You're welcome. Abbiamo. Thank you. Meno male, non ero nuda. Iniziamo con le cose importanti, cioè il pranzo in questa terrazza. Ed è un make your own bowl, quindi ci sono tutti gli ingredienti. Wow, la quinoa. Questi sembrano i risoni. E noi si fa la propria bowl e mangiamo qua al sole. Guarda che bellissimo setup. E ora dopo pranzo ci riuniamo tutti qua per la presentazione. Sort of three broad consumer types in a boost, which really fits more into that all-day versatility space for that runner who wants to run faster. But we know that consumers really like it. So, and then we also do mechanical testing, which is more. E dopo la presentazione un regalino, perché ovviamente ora che ce ne hanno parlato bisogna testarle. I think it almost makes it worse because then you're just hitting the front. Yeah, I think it's just the way I am. I mean, it only happens. Siamo partiti per la nostra corsetta di 2 miles, che ho scoperto essere 3 chilometri. E io ho detto, capito, capito la distanza, raga, ma la velocità. E vabbè, dai, una soft pace. Devo dire che siamo un bel gruppetto, io ovviamente chiudi fila, sono già ultima, ma c'è una temperatura meravigliosa, cioè caldissimo, che bello. Rientrate dalla nostra corsa, io all'inizio volevo morire, non so perché, ma io quando inizio a correre, però ho anche tipo gli allenamenti funzionali, è così, io ho i primi 5 minuti in cui rivaluto tutte le mie scelte di vita che mi hanno portato a fare quella corsa o quel functional workout e dico, e voglio, cioè proprio ho il fiatone, il sangue in gola, voglio mollare. Poi se supero quel piccolo step, entro in un mood che non mi fermerei mai, cioè oggi abbiamo corso poco, 3 km, però poi anche sono messa al passo con tutte, cioè bello, devo dire molto molto bello. E ora siamo in un momento di relax dove ora abbiamo degli snack come ad esempio raga queste RX bars che posso dire pazzesche, meravigliose. Queste sono fatte con soltanto albumi, mandorle, cashews e un dattero, ma poi anche le quantità ti dice mezzo albume, uno e mezzo albume, tre mandorle, tre cashews e un dattero. E io le ho sempre solo viste nei video YouTube americani che guardavo e trovarmele qui fra le mani, oddio, non ci credo, troppo felice finalmente di assaggiarle, cioè l'ho già assaggiata, per questo vi dico che è buonissima, quindi di mangiarle tante. Oh my god, what is this amazing thing? I need this in my life. Did you put it on by yourself? Oh wow. Questa è il sea salt, ha proprio i cristalli di sale che sono perfetti per reintegrare i sali dopo la corsa. Ed è pronto, guardate che carino! Bellissimo! Abbiamo un paio di ore libere prima di andare a cena, quindi io le passerò qua con il mio libro. Oddio, che meraviglia! Sì.
Oh sì. Mi ricorda di quel periodo in cui ho fatto, quel weekend in cui ho fatto una digital detox, perché qui l'idea è anche quella di togliere il telefono, e in realtà riesco un po' a farla perché, essendo che diffuso eccetera, non sono, non sento il bisogno di pubblicare real time eccetera, me la prendo un attimo con calma anch'io. Stasera abbiamo una cena di gruppo, tutte insieme a bordo piscina, quindi io ho riesumato un pochino dei miei outfit di Adidas dai tempi, e questo è bellissimo. Questo è un pantalone a vita alta, largo in fondo. Ovviamente io ho portato un paio di scarpe, quindi andremo con queste scarpe da ginnastica, ma si potrebbero mettere con delle, anche con un tacco, una sneaker, sono dei pantaloni stupendi. E poi sopra ho questo crop top a maniche lunghe, che io in realtà utilizzo da sempre perché lo amo profondamente, sempre di Adidas, della stessa collezione, questa, vedete questa etichetta così, e ha, entrambi hanno le strisce sul bordo, quindi in realtà questo è tutto un completo che ho riesumato, perché sì, prima di partire ho fatto un giretto nel mio, nella mia valigia armadio di Adidas che custodivo lì, sapendo che un giorno sarebbe tornato utile. E basta, quindi mi sono fatta un pochino di make up dopo essermi un po' rilassata un paio d'ore prima sulla maca, poi sul letto, ho editato un reel, quindi ora sono pronta per andare a cena perché inizio a sentire un po' di fame. Guardate che meraviglia! Cena servita family style, lì abbiamo il salmone, verdure, couscous e qua la carne. Wow, che bello! Buongiorno e buona domenica. Wow, che bella vista, che meraviglia. Ieri sera, sono appena uscita dalla doccia, ieri sera, serata molto molto piacevole, ho conosciuto altre parti di questo immenso gruppo, perché appunto siamo una trentina, quindi è difficile riuscire a parlare con tutti, ma sono ragazze principalmente dall'America, e ci sono due brasiliane, dall'Europa siamo in due, dall'Italia e dalla Svezia. E è un gruppo molto molto carino. Poi io, ragazzi, sono curiosissima, quindi gli ho fatto delle domande assurde su tutto quello che magari ho visto nelle serie TV, nei film, eccetera. E da ieri sera posso dirvi che qui, allora, forse sono stata sfortunata io, perché so che in realtà il vino qua non è così male, ma vino rosso no, cioè Pinot Noir no, cioè sembrava tipo un po' sciacquato lì. Non lo so neanche descriverlo, però no. Cioè, poi magari io sono abituata anche al vino toscano, che è bello corposo. E poi, raga, i dolci. C'era questo tipo tortino al cioccolato che mi ha fatto un po' gola, un po' voglia, quindi l'ho preso e ho preso un pezzettino, ma dirvi che era dolce. Ma cioè, non lo so, neanche la torta al cioccolato di mia nonna era così dolce. E boh, hanno proprio un altro palato. E poi sono tornata in camera e ovviamente ho dormito, per poi scoprire questa mattina che sul tavolo, e questa è una cosa che se avete visto il video di Parigi mi succede, cioè che arrivano mentre io non ci sono, mettono cose, vanno via, io proprio non me ne rendo nemmeno conto. Comunque sul tavolo c'è questa altra gift box con snacchettini e, adoro, prodotti beauty. Questo tristemente mi sa che non potrò portarlo in aereo. No, 100 ml, perfetto. Quindi prodotti beauty. Oh mio Dio, che cosa vedo qua? Stai scherzando? Oh, lip balm di Laneige, meraviglioso.
Poi anche una maschera di Dr. Jart, ma una mascherina per dormire in seta. E poi qui altri goodies, quindi ora tiro fuori e vi faccio vedere. E qui abbiamo due crop top che io adoro, bellissimi. Oh, qui c'è anche l'inserto in mesh, stupendo, bellissimo. Calzini super super morbidi, due bra nero e questa tipo un marrone viola, stupendo questo colore. Poi questa felpa di Originals, super super comfy, potevo non portare nulla davvero. E questi leggings morbidissimi che indosserò ora, perché ora andiamo a fare una sessione di mobility prima di fare colazione. C'è una pace in questo posto meraviglioso. Qui è dove ieri abbiamo fatto la cena e oggi iniziamo con mobility. Quanti siamo, wow. Coming from your shin, from your ankle. Motion. You can always flag me. I am your coach. I'll take any questions y'all have. Don't be shy. Oh, up and in. Out to the side. Internal hip rotation. Tabletop. Kick back through the hip. Hip extension. I'm not leaning. I'm. E finalmente quello che mi merito, colazione, sì. Pancake, scrambled di tofu e scrambled eggs, mixone. La domanda che tutti ora ci stiamo ponendo è: riuscirà il nostro eroe a far entrare tutta questa roba in quello zaino, anche questa borsa e questa valigia? Io ho seri dubbi. Qui ci sono loro che sono riempite dentro, poi tutte intorno, e poi c'è questa scatola che è quella delle ciabatte, che è cioè sta per esplodere, piena piena di vestiti. Forse, raga, forse, non lo so. Buongiorno, non ci dovrebbe essere nessuno, no, sono in palestra ed è lunedì mattina. Ieri, dopo aver lasciato il resort, siamo ritornati nello stesso hotel dove ero il primo giorno, quindi check-in e poi praticamente siamo arrivati qua che era mezzogiorno, quindi avevo tutta la giornata a disposizione. E mi sono un po', vabbè, sistemata in camera, sono andata a fare un giro a Lake Bird, che praticamente è questo parco lungo il fiume che crea un lago, e il fiume è tipo un derivato del Colorado, del fiume Colorado. E crea questo lago e intorno ci hanno costruito lungo la riva tutto un percorso che puoi fare a piedi o in bici o di corsa, e molto 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 bello. E quindi ho fatto tutto il giro, 2 ore, bellissimo, c'era una temperatura fantastica, e poi sono tornata in hotel, mi sono andata un pochino a riposare su in terrazza per iniziare a leggere, solo che ovviamente io vi giuro, ogni volta mi metto a leggere, dopo 2 minuti o viene freddo o viene buio o c'è un problema, tipo l'altro giorno c'erano le zanzare, e lì in terrazza è venuto vento e freddo e quindi sono scesa. Vento e freddo perché è arrivata la pioggia in Texas. Mi dicevano che qui non pioveva da mesi, tantissimo, e anzi c'era proprio un drought, quindi una secca, non so come si dice, e tipo il divieto anche di fare fuochi, quindi oggi è piovuto ovviamente, e vabbè, meglio. E poi ieri sera siamo andati a cena con alcune ragazze che lavorano in Adidas, che sono le organizzatrici, e una ragazza che è venuta anche lei dall'Europa, dalla Svezia, quindi cenetta buonissima, si mangia bene, si spende un sacco, cioè prezzi folli, folli, non lo so, tipo la colazione che avete visto l'altro giorno, siamo sui 30 euro, cioè un avocado toast e basta, cosa avevo preso, forse un succo, tipo green juice, ma è folle.
E ieri sera non voglio immaginare perché tipo un piatto costava. Io ho preso un piatto, il salmone mio costava 30 euro, invece l'altra ragazza ha preso il branzino 60 euro e c'aveva le spine, vabbè, le lische. A me, cioè, 60 euro un piatto nemmeno. Cioè, ci credo che poi arrivano qua e mi fanno le location per i matrimoni in Toscana costosissime, perché vabbè, poi ne parleremo. Così. E basta, quindi poi sono andata a letto. Ovviamente io, queen del jet lag, oddio, io riesco a addormentarmi, in modo che, cacchio, raga, io sono sveglia dalle 3:30 di questa notte. E quindi cosa ho fatto? Ho gestito un po' di cose e ora sono venuta in palestra. Prima di colazione, lo so, mi hanno contagiato, ma non lo so, mi sono sentita da venire ad allenarmi un pochino, muovere il corpo, soprattutto l'upper, perché le gambe assolutamente no. Tra la corsa e le varie corse che si sono fatte in questi giorni, la camminata di ieri, le sento veramente pulsare. Io devo stare attentissima a quanto alleno, come alleno le gambe, quindi per ora pausa. E quindi oggi mi alleno, mi focalizzo un po' sull'upper e non ho fame, stranamente. Anche perché voglio un po', mi sono un po' organizzata la giornata in modo da ora allenarmi un pochino fino alle 9, 9 e mezza, andare giù a fare colazione con l'avocado toast a 30 euro. E poi andare a fare un giro a Austin, nella parte un po' più texana, un po' più tipica. Ieri mi hanno detto dove si trova, quindi ho tempo fino oggi alle 16, verso le 4. Faremo check out, andremo via, quindi ho tutta la giornata per prendermela con calma. L'unico problema è che per il momento Austin è così, un po' sotto la pioggia, un po' deprimente. Milano, is that you? Aspettando che smettesse di piovere, ho fatto la valigia, ragazzi, sono riuscita a mettere dentro tutto. Ho infilato tutto dentro tutto, non c'è un buco vuoto. E ora aspetto di incontrare una mia follower che abita qui a Austin e mi ha detto: "Ma perché non ci vediamo?" Io ho detto: "Certo che ci vediamo!" E allora mi porta un pochino in giro. Siamo in un negozio, nel negozio più tipico dove si possono trovare gli stivali. Oh boy, pazzeschi. Ovviamente anche questi gratuiti, adoro. Wow, Camperos, anyone? I miei brand preferiti Sì. fanno dei super sconti. Faccio. Dimmi, dimmi. Quindi puoi anche farti piegare di più o di meno. Cioè, ognuno può farsi fare la piega che vuole. Salutata Livia, che non vi ho fatto vedere, ma perché io sono sempre un po' tipo, non mi piace mettere la telecamera in faccia alle persone. Infatti cioè, ho voluto fare una foto per ricordo, ma cioè, filmare, non lo so, non è una cosa che mi piace. E mi sono fatta tutta Congress Avenue, quindi noi siamo andate insieme a South Congress, che è tipo questa parte della città, un po' old style, quindi ci sono appunto questi negozietti di cose texane, tipiche, poco moderne, eccetera. E tipo le persone lì vanno a cavallo, ad esempio, puoi anche trovare così. E poi c'è tutta questa strada che è Congress Avenue, che attraversa Austin e arriva al Campidoglio del Texas, quindi roba importante. Eccolo là. Wow. Mi ricorda qualcosa? Ma io non so, voglio vederlo da vicino. Voglio toccare con mano la pietra qui, sotto questa cosa. Ok, è vero. Ma così. Di fetici strani. Vabbè. Adesso torno in hotel per prepararmi per partire. La mia vita in questo momento, mi ha preso un attacco di fame, sono le 3, quindi tornando a casa mi sono fermata in un posto che fa delle quesadillas, quindi ho preso quello che è una sorta di late lunch, non lo so nemmeno io. Sono qua, seduta in poltrona, tra un'ora devo fare il check out, late lunch, un video YouTube,
E Austin che mi saluta con questo sole. Che dire, life is good. Io penso che le mie avventure possano anche finire qua, perché ora mi aspetto un viaggio di ritorno e non è eccitante come il viaggio di andata, anche se sarò sincera, sono molto eccitata a tornare, perché torno da Jimmy, torno da Luna e torno alle mie cose, alle mie abitudini, al mio lavoro, insomma. Bello è stare in giro, bellissimo, però poi quando ci sono delle cose da fare diventa un po' complicato. E basta, quindi io spero che questo video vi abbia fatto un po' divertire, un po' sognare, vedere un mondo un po' diverso. Io sono felicissima di aver vloggato, di aver fatto questo viaggio, sono grata, immensamente grata. Nulla per me è dato per scontato e nulla, cioè non voglio neanche aggiungere altre cose, non do niente per scontato e sono molto molto contenta, molto felice. Sapete anche il motivo, che è lo stesso motivo che aveva di Parigi, insomma, tornare a lavorare con Adidas è bello. E quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie per averlo guardato, lasciate un commento, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più, che vi ha fatto più divertire, che avete trovato più strana, e noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio, ciao ciao.